a tutti. Voglio collegarmi all'ultimo incontro che organizzai insieme al consigliere del presidente Righi, Mino Coragino, con una parola: osare, osare, osare. In tutti gli ambienti, in tutti gli incontri, in tutti i modi che noi abbiamo avuto di scambiare le nostre idee, tutti i parlamentari, i consiglieri, i presidenti, Taranto, Grottaglie, l'aeroporto, è un'occasione di sviluppo. Sono d'accordo, siamo d'accordo, ma mai una volta che in primis è stato messo che l'occasione principale è essere al servizio delle comunità dell'arco ionico. Pertanto in primis voli passeggeri di linea come tutti gli aeroporti. È un aeroporto di interesse nazionale? Sì. Avete le capacità politiche per poter, e mi rivolgo ai nostri rappresentanti, di poter lottare, perché noi chiediamo che voi osate e lottate per il nostro aeroporto, non solo per progetti che bisogna stare attenti che non siano ostativi ai voli passeggeri di linea. Alcuni mi hanno pure risposto in maniera: ma l'avete a 40 km e si vede che non hanno il senso delle distanze delle varie della provincia di Taranto e delle province della Basilicata e della regione Calabria, Alta Calabria. Allora, in 20 anni, perché sono 20 anni, c'è gente che ancora di più ha perso fegato per questa battaglia, sacrosanta battaglia. Io credo che siamo nei tempi giusti, nei tempi per poter trovare un'unione di intenti, per poter permettere quell'aeroporto al servizio delle comunità dell'arco ionico, a un tavolo di ripristinare il tavolo della mobilità in provincia, se c'era permanente, ovvio, se c'era qualche rappresentante del comune della provincia. Però penso che il messaggio gli arriverà comunque. Arriveremo anche ad altre azioni che possono essere intraprese, però io credo, troviamo un'unione di idee, finiamola di ritardare, portare altri progetti, piani che poi passano gli anni. Basta, cerchiamo di far camminare tutti insieme in un'unica direzione, servire le comunità e la comunità della provincia di Taranto, che cosa? Per la mobilità aeroportuale. Abbiamo una grande struttura, si stanno ringraziando, e qui devo ringraziare il presidente Emiliano, perché bisogna essere onesti, che ha spinto per la questione, e anche il presidente della provincia Rinaldo Benucci, per la questione della strada che è terminata non proprio come volevamo noi, che doveva essere collegata all'aeroporto. No, adesso non è. Per il G7 e non, vabbè, però
tutto è possibile, tutto è possibile. E il termine a fase G. Ringraziando di Dio, si sta vedendo quel termine a fase G che venga trasformato e che sia trasformato, e stanno lavorando. E io ne sono testimone, ci sono stato da poco. Di conseguenza, l'unione di interno. O siamo. Grazie.